Ore 2 del mattino, fa caldo, mi sono alzato per disperazione, caldissimo, tanto è vero che ho detto che adesso mi rinfresco e voglio farvi vedere con cosa mi rinfresco. Una bevanda che penso che molti di voi conoscono, bicchiere, menta, tutto, neanche nuova, quindi va aperto, mettiamo fuori menta, poi la quantità naturalmente è a gusto e la non ho il cucchiaio da bar per gli uomini, quindi va bene lo stesso. Ora, ragazzi, ore, 2:05, fa caldo, un bel bicchiere di latte e lui, permettete? Tra l'altro, essendo a letto che ti giri, quello e quell'altro, poi a un certo punto, passo il tempo, vado il cellulare, come non hai l'abitudine di tutti. E leggevo di questa notizia che è veramente scandalosa. Allora, scusate, allora, siamo a un piano perché questo, siamo a Cicognara, ovvero Mantova. L'oratorio chiude per maleducazione. Quindi la cosa mi incuriosisce. Questione maleducazione oggi è una roba indescrivibile. Allora inizia a leggere. L'oratorio di Cicognara, Mantova, che unisce anche le parrocchie di Cogozzo e Roncadello, è stato chiuso per maleducazione. Secondo quanto riportano i media locali. La decisione è del parroco Don Andrea Spreafico, che per comunicare la sua scelta ha appeso un cartello all'ingresso dell'oratorio, nel quale elenca le motivazioni di questo gesto, cioè di questa chiusura dell'oratorio. Lui appende questo cartello al cancello e dice, il cartello appeso: oratorio chiuso oggi, motivi 2: troppe parole volgari, cacca ovunque nei bagni, rifiuti buttati a caso, sedie prese dal portico e abbandonate, persone che entrano in mutandoni e canottiera. Questa, state a sentire, questa è la parte più macabra, più disgustosa. Uomini che si tolgono le croste dai piedi, bambini sotto
sotto i 5 anni non accompagnati in bagno dai genitori presenti, che i genitori sono lì, i bambini di 5 anni vanno in bagno e i genitori non vanno neanche a vedere cosa stanno facendo. E questo lo riporta all'inizio, dove dice cacca ovunque nei bagni. È impressionante, è impressionante. Comportamenti da bulli violenti, tutto questo all'interno di questo oratorio. Il rosso, dopo tutto questo elenco, cioè scritto in grosso, maleducazione. Poi avvisa, Don Andrea avvisa, per adesso chiudiamo per un giorno. Poi chiuderemo per una settimana. Questa è la nostra casa. Due punti. Se entri, rispetti le regole oppure stai fuori. Attenzione! Sulla piazza davanti alla chiesa di nostra proprietà, dice Don Andrea, non si gioca a pallone. A domani. Tra parentesi, forse, Don Andrea. Ragazzi, lascio a voi i commenti. La maleducazione è arrivata a questi livelli e sappiamo che è anche oltre. Questo parroco, che abbiamo detto è di Cicognara, ha dovuto fare questo gesto qua. Chiudere l'oratorio per un giorno e probabilmente questa cosa andrà anche per una settimana. In qualche modo uno si ribella a questa maleducazione. Ragazzi, fine di questo video, lascio a voi i commenti. Io, oltre che essere le 2:10 e non riesco a prendere sonno per troppo caldo, adesso faccio la mia bella bevanda latte menta bello fresco. E viva l'educazione, educhiamo i nostri figli. Un abbraccio, ciao.